Allora, Morgulis, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Torniamo abbastanza presto a tornare a parlare di geografia, perché abbiamo fatto questa full immersion nel nord e ci sembrava giusto fare anche la controparte dei Lannister, quindi non faremo proprio una full immersion nelle terre dell'ovest, Non perché 400 video, 2 mesi di non video. c'è troppissimo da dire, anche questo video non sarà lunghissimo, però ci sembrava giusto parlare delle terre dell'ovest. Terre dell'ovest che un tempo erano chiamate il Regno della Roccia, quando i Lannister per appunto erano i re della roccia. I bastardi di questa regione sono comunemente noti come Hill e i suoi territori, che sono non proprio ampissimi rispetto ad altri 7 regni di Westeros, li vedete in questa comodissima mappa magica che comparirà qui al centro, compresa anche Isola Bella, che è una bella isola di bella gente, perché Fair Island e E Fairmen. Vabbè. la capitale possiamo dire che è Castelgranito, ma ovviamente dedicheremo un video che sarà il prossimo solo su questo castello. E poi lì vicino c'è Lannisport, che è una delle città più grandi di tutti i 7 regni, e ci parleremo più nel dettaglio tra qualche istante. Geograficamente parlando, possiamo avere come dettagli di nota la Strada d'Oro, che è la strada che collega per l'appunto Castelgranito all'Approdo del Re, in pratica la capitale, una delle strade più grandi di tutta Westeros. In più, due fiumi importanti come Tumberstone e la Forca Rossa, che sono tecnicamente fiumi della Terra dei Fiumi, nascono proprio in questa regione. Pur non essendo questi territori più grandi, più fertili, più popolosi, sono quelli più ricchi, per via di tutte le miniere di metalli preziosi, quindi oro e argento, che si trovano un po' ovunque tra le varie colline di questo territorio. Quindi non è che è solo a Castelgranito che stanno le miniere d'oro, ma in realtà anche in altri palazzi, in altri luoghi, altri lord, come per esempio Castamir, la Zanna Dorata, oppure nelle colline di Pendry. Quindi è tutta una regione colma di minerali preziosi. Per quanto riguarda Lannisport, questa città si trova di poco a sud di Castelgranito ed è una delle città più grandi di Westeros. Però le origini di questa città sono abbastanza interessanti, perché in pratica, secoli e secoli fa, nel castello di Castelgranito c'erano troppi Lannister, perché questi sono prolifici tipo conigli. E quindi dei cugini e nipoti minori decisero di uscire dal castello e trovare fortuna altrove, e trovarono questo porto naturale con terre fertili, un sacco di pesci, e costruirono qui le prime case. Quindi le prime case divennero un villaggio, il villaggio una città. Al tempo della conquista di Aegon, Lannisport era la seconda città più grande di tutta Westeros. Attualmente non è più così, però rimane comunque una delle città più grandi in assoluto e uno dei centri portuali commerciali più importanti di tutto il mondo, praticamente. I Lannister che vivono a Lannisport quindi sono considerati come una specie di ramo cadetto, parente stretto dei Lannister di Castelgranito, quindi tutti quanti parenti, amici e compagni, circa. A quanto pare, secondo fonti semi-canoniche, le terre dell'Ovest potrebbero portare in guerra oltre 50.000 uomini. Però a noi sembra un po' un'esagerazione, perché al massimo abbiamo visto sui 20.000 uomini portati in guerra durante la conquista di Aegon, e sempre meno nelle guerre Tra l'altro, in successive. altre fonti semicanoniche ancora, tipo la prima stesura del Mondo del Ghiaccio e del Fuoco, dicono che alcune famiglie minori, esclusi Lannister, possono arrivare anche a 60.000 uomini, che è un Ci po' sembra un po' troppo. un'esagerazione. Diciamo che 20-25 mila uomini, secondo noi, è il calcolo più corretto. In più, però, possono vantare anche il possesso di una flotta, i Lannister, che si trova a Lannisport e fu bruciata durante la ribellione dei Greyjoy. Ma non vi preoccupate, è stata ricostruita, tanto i soldi non mancano. Parlando un attimo del lato storico di questa regione, in realtà non c'è moltissimo da dire. Martin l'ha un po' snobbata questa regione. Presumibilmente in origine era abitata come tutto il resto di Westeros da figli della foresta e giganti fino all'arrivo dei primi uomini. E in effetti moltissime famiglie nobili di questa regione hanno come origine capostipiti dei primi uomini. Abbiamo per esempio i Krakol, i Plum, i Westerling, i Rain e addirittura i Casterly. I Casterly, che erano la famiglia più importante della regione, abitavano appunto a Castelgranito prima che i Lannister li soppiantassero, ma di questo ne parleremo nel prossimo video. A questo punto vi vorremmo parlare di altre famiglie importanti di questi territori, ma a differenza magari del nord, sono molto poche le famiglie importanti. L'unica famiglia che poteva un po' rivaleggiare con i Lannister erano i Rain, e se vi ricordate il video sulle piogge di Castamere, hanno fatto una brutta fine. Di conseguenza, soprattutto se guardiamo la serie televisiva, le uniche famiglie originarie di queste terre che sono state almeno citate sono famiglie praticamente schiavette di Tywin e dei Lannister. Ad esempio c'è la famiglia Clegane, di cui abbiamo parlato nel video apposito, ma ricorderete che sono stati elevati a famiglia nobile proprio dai Lannister, e in particolare Ser Gregor è più fedele proprio dei guerrieri di Tywin. Altri fedelissimi poi sono la famiglia Payne, basti pensare che il boia reale è per appunto Eileen Payne, lo scudiere di Tyrion e Podrick Payne, che sono lontani parenti in pratica. E poi c'è la famiglia Lorch, una famiglia piccolissima, però appunto Ceramoli Lorch è un Clegane più piccolo, però pari a Gregor come crudeltà.
Altre famiglie particolarmente importanti ci sono, ma compaiono prevalente nei libri, come per esempio la famiglia Krakol, che è abbastanza importante, discende da Craik, l'ammazza cinghiali, in effetti il loro simbolo è un cinghiale, hanno addirittura un loro motto, nessuno è così coraggioso, e sono una famiglia di omoni giganteschi, belli forzuti, possenti. Addirittura un Aubrey Krakol diventò per un brevissimo tempo re delle Isole di Ferro, e per collegarci ai libri, Jamie Lannister l'ha fatto da scudiero all'età di 11 anni a Sir Sumner Krakol. Ci sono quelli Swift che conosciamo perché Aris Swift è attuale membro del Concilio Ristretto in quanto maestro del conio, e poi vi citiamo i Westerling del Krag. Questo perché Jane Westerling è la moglie di Robb Stark nei libri. Quindi Robb Stark si sposa con una che è sostanzialmente una seguace in teoria dei Lannister, ed è una delle differenze principali tra i libri e la serie televisiva, ed è ancora viva. Il fatto che è ancora viva è la differenza sostanziale tra libri e film e telefilm. Comunque, per il resto, non c'è molto altro da dire su questa zona. In realtà la maggior parte della storia relativa ai Terre dell'Ovest è quella dei Lannister, eppure nei Lannister non ci sarà tantissimo da dire. Comunque, non come per gli Stark. No, assolutamente. Per la full immersion. Vedete questo video più come un'introduzione ai prossimi due video su Castelgranito e Lannister. Perché settimana prossima, per l'appunto, sarà Castelgranito per narrare le origini della famiglia Lannister, e poi continueremo con il video apposito sulla grande casata. Quindi rimanete sintonizzati se YouTube ce lo permetterà attraverso la cosa di ristrizione, la parental control che hanno messo, ancora che non si capisce niente. Come funziona. Lasciamo perdere, sappiamo solo che abbiamo perso una marea di soldi, quei pochissimi soldi che prendiamo. Bene, bene, così noi ci vediamo settimana prossima con il nuovo video su Castelgranito. Guardo Irish.